che quest'anno mi conservo così, con immenso piacere, perché io ho il cuore, penso che il mio la famosissima Bella Ciao, il canto di resistenza, è stata poi trasformata in canto di resistenza. Ma devo dire che il ritratto che stai facendo è, come dire, è intimo perché ti riguarda, ma in realtà io penso stia toccando i cuori di tutti quegli ascoltatori che hanno avuto le nonne impegnate nella fatica, nel sudore, in una Italia dove le donne non avevano molti diritti, ma potevano ovviamente come dire, rivendicarli nemmeno, e la fatica e il sudore nelle mondine hanno fatto grande questo paese, hanno consentito anche a moltissime famiglie di avere, oltre al denaro del papà, anche qualcosa che derivava fortunatamente dalle mamme e dalla loro capacità di poter andare avanti in una fatica e al tempo stesso anche il lavoro. E certo. Voglio fare un regalo a tutti gli ascoltatori che sono in onda e anche a te, voglio fare perché francamente lo dico a Giovanna la regia, beh insomma, emozione. Sentiamo. Allora, no, dai, un piccolo sbaglio di regia, ma capita, volevo riascoltare il suono delle mondine, perché secondo me ci sta appunto di ascoltarlo. Diciamo poi suoneremo fino a Daniele. Questa è furia, le clandestine incominciano ad andare. Così sono i traditori, clandestine, na 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 na. Così sono i traditori, clandestine, na 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 na. Grazie, veramente. Sì, quando si allagano le sale da noi, una somara quadretti, immaginalo, un'immensa distesa di risaie e queste donne dentro che cantano nonostante la fatica. Beh, credo che sia un'immagine meravigliosa e che spero rimanga ancora nei cuori di tanti a ricordare la fatica. Penso che questo sia un omaggio e sottoscrivo ogni parola che tu hai pronunciato in diretta a tutte le donne italiane, alle nostre nonne e chi, soprattutto quelle nonne che silenziosamente hanno subito lavorando e mandando avanti le famiglie del nostro paese. Grazie, grazie ad Avigiano, buona serata. Va bene, tornaci a trovare presto, tra poco arriva Cuore Matto con la professoressa. Questo suono, racconteremo un'opera d'arte, lo avete già ascoltato.